Ben ritrovati amici qui sul mio canale YouTube, e lo vedete, sono in postazione d'unboxing perché finalmente mi sono arrivati dei pacchi che stavo attendendo con ansia e che volevo aprire insieme a voi. Approfitto per dire non solo il fatto che tutti quanti i link dei prodotti che vedrete nel video li trovate in descrizione al video stesso, pertanto date un'occhiata, informatevi e magari valutate l'acquisto, sono prodotti, vedrete, molto molto interessanti, ma dall'altro lato vi dico anche che il 21 e il 22 di giugno saranno i Prime Days, ci saranno tantissimi sconti anche maggiori rispetto al solito su tanti prodotti su Amazon. Rimanete sintonizzati sul mio canale Telegram, se non vi siete già iscritti iscrivetevi, sempre il link in descrizione al video, perché proprio in quei giorni posterò tutti quanti i prodotti con sconto maggiorato, vi darò anche dei codici sconto, ma soprattutto amici vi regalerò ben due buoni Amazon del valore di 10 euro l'uno. Il primo buono lo regalerò il 21 e il secondo buono lo regalerò il giorno 22. Quindi iscrivetevi al canale perché potrete riscattare questi buoni. Ovviamente è un solo buono al giorno e chi sarà il più veloce ovviamente a sbloccarlo, ecco che ne godrà, e gli altri dovranno attendere ovviamente il giorno dopo, oppure voi lo sapete che faccio sempre dei regali a voi che mi seguite e aiutate a crescere il canale. E proprio in tema di regali, come vi avevo promesso amici, scusate se mi sto dilungando ma questo è molto importante, vi ricordo, ecco, che avevo messo in palio queste cuffie Oki. È un giveaway, non è una lotteria, sapete bene che sul web per poter fare delle lotterie bisogna pagare delle tasse eccetera, quindi è un discorso davvero complicatissimo. Allora vi dico, come vi avevo promesso, il nome del vincitore. Avevo detto di inviarmi lo screenshot dell'iscrizione al canale e anche al profilo Telegram. Tra i tanti che me lo hanno inviato, ecco che ha vinto Roberto, e qui da qualche parte nello schermo troverete, ecco, l'immagine del profilo. Ragazzi, ovviamente dovete fidarvi perché, ripeto, non può essere una lotteria, sono stato io ad estrarlo personalmente. E inoltre permettetemi anche di dire questo, perché l'ultima volta che ho regalato per esempio il DJI Osmo Mobile 2, un prodotto da 160 euro, sempre in questa maniera, qualcuno mi ha scritto ma che ne so, puoi aver imbrogliato. Cioè, io non devo imbrogliare nessuno, anche perché questo è un regalo che io vi faccio volontariamente, non sono tenuto a farlo, e quindi se vi fidate è bene, altrimenti insomma peggio per voi. Dall'altro lato, dunque, vi ripeto che ogni tanto, perciò seguitemi su Instagram, troverete prodotti come questi, soprattutto quando poi me li regalano le aziende, ecco che ve lo comunico su Instagram oppure sul mio canale Telegram. Ma va bene, ho parlato fin troppo e andiamo a vedere questi prodotti. Ok, primo prodotto che arriva da Amazon, questo l'ho preso io, l'ho acquistato io, andiamo a vedere di che cosa si tratta. Eccolo qui, un cavo XLR maschio-femmina che mi servirà per andare a collegare i miei microfoni, soprattutto quando utilizzo il Rode Pod Mic, per avere più cavo, per collegarlo direttamente al mixer e avere anche appunto la possibilità di amplificare meglio in base poi alla posizione che scelgo. Comunque è un cavo della Proel, che secondo me sono i cavi migliori, è un cavo bilanciato, ripeto, è tra i migliori perché ho avuto esperienza anche di cavi che costano molto meno, anche 2-3 euro, questo mi sembra stia a 14-15 euro perché è da 3 metri, ma è un cavo che davvero attutisce, non crea interferenze o rumori fastidiosi durante la registrazione, quindi valutate se vi occorre un cavo come questo, che i Proel sono davvero ottimi. Vado a metterlo da parte e passiamo ai pacchi un po' più interessanti, anzi in realtà molto interessanti. Partiamo da questo, come vedete anche dall'adesivo, arriva da Musical Store 2005, che come sempre ragazzi ringrazio fortemente perché è nata questa collaborazione dove loro ogni tanto mi inviano dei prodotti che io posso recensire per voi. Chiaramente ragazzi, poi i prodotti devo anche restituirli, non pensiate che a noi youtubers rimane tutto quanto a casa. Comunque sono dei prodotti molto interessanti, li vado ad aprire con voi, li vado ad aprire con il mio nuovo coltello d'unboxing. Se vi piace vi lascio anche questo sotto in descrizione, che è davvero bello. Devo fare attenzione a non romperlo, pacchi che come sempre sono fatti benissimo, super imbottiti,
E poi vi ricordo anche, ragazzi, che su Musical Store tantissimi prodotti li trovate anche a prezzi davvero bassi, soprattutto rispetto ad Amazon. Quindi andate sempre a dare uno sguardo, qui sotto in descrizione trovate anche la lista di prodotti che io utilizzo per fare i miei video, microfoni, eccetera, e ripeto, trovate tutto quanto e spesso anche a prezzi davvero vantaggiosi rispetto ad Amazon stessa. Inoltre hanno anche un ottimo servizio di spedizione, davvero preciso, e anche chiaramente la garanzia, quindi davvero potete stare sicuri. Ok, mettiamo da parte il mio coltello ed eccolo qua, primo prodotto, lo Zoom Q2N4K. È un registratore con una videocamera 4K che serve soprattutto ai musicisti quando vogliono riprendersi mentre cantano e allo stesso tempo suonano, e avere qualcosa da portarsi sempre appresso, ma diremo qualcosa in più dopo quando lo andremo ad aprire. E vi ricordo, ragazzi, che oltre all'unboxing di questo prodotto e del prossimo che vedremo, arriveranno le recensioni qui sul canale singole, quindi se vi interessa ricordatevi di questo. Vado un attimo a metterlo da parte e vi faccio vedere il secondo prodotto, anche questo molto molto interessante. E abbiamo, ragazzi, una fantastica scheda audio della Tascam, la US1X2HR, una scheda davvero bellissima, una scheda che ha tante funzionalità e tra poco la vedremo. Allora, bene, ho qui i due prodotti, apriamo prima lo Zoom Q2N. Confezioni Zoom sempre fatte molto molto bene, andiamola ad aprire. Ecco qui come si presenta questo registratore. Innanzitutto manuale di utilizzo molto molto completo, mettiamo un attimo da parte e guardiamo prima del prodotto cosa esce in confezione. Batterie da questo lato e da quest'altro lato abbiamo addirittura il tappo per l'obiettivo e addirittura un filtro antipolvere. Ok, arriviamo al prodotto, mettiamo da parte la scatola e registratore microfono piccolissimo, non me l'aspettavo davvero così piccolo, guardate ragazzi quanto è bello, davvero davvero eccezionale, non me l'aspettavo sul serio. Andiamo a guardare un attimo, ecco qui il suo obiettivo f2.8 da 15.2 mm. Il modello precedente, che era full HD, quindi non come questo che è 4K, se non erro aveva un obiettivo f.2, quindi leggermente più luminoso, ma poco importa perché vedremo che la qualità è davvero ottima nella recensione. Inoltre ha 150 gradi di angolo, quindi davvero può prendere un'angolatura eccellente, ottima. Il modello precedente era a 160-170 gradi, se non erro, ma anche qui poco importa. Quindi andiamolo un attimo a vedere. Innanzitutto parte superiore con il microfono, davvero bellissima, guardate qui come è fatto, anche queste bombature che lo rendono davvero ottimo, bombature che chiaramente troviamo perché al suo interno ci sono due microfoni, in questo caso direzionali, e che vanno in un certo senso ad incrociarsi, proprio come lo stile classico di Zoom. Guardiamo un attimo la parte sotto stante, dove troviamo lo sportellino per andare ad inserire le batterie, chiaramente io vi suggerisco sempre di utilizzare delle ricaricabili, e qui anche per andare ad inserire la micro SD. Inoltre troviamo anche la vite da un quarto per poterlo agganciare a un cavalletto o addirittura ad un'impugnatura, no, per poterselo portare in giro e fare anche una sorta di vlog. Nella parte posteriore troviamo il suo display, quindi i diversi tasti, tasto per la registrazione, spegnimento e accensione, e troviamo anche l'uscita per le cuffie, quindi per poter ascoltare quello che stiamo dicendo, come stiamo cantando, se i valori sono tutti quanti a posto. E poi chiaramente abbiamo anche l'ingresso per un microfono esterno, quindi qualora volessimo utilizzare oltre a questo microfono anche un microfono esterno potremo farlo tranquillamente. Se non erro è un registratore a due tracce, ma poi vedremo tutto quanto nella recensione completa che arriverà sul canale. Dall'altro lato abbiamo la rotellina per aumentare e diminuire il gain del microfono, vi ricordo che più aumentate più aumenta il fruscio. Poi abbiamo anche l'ingresso per la corrente, quindi una micro USB, potremo pertanto alimentarlo anche con un power bank, quindi nessun problema di batterie. E abbiamo anche un'uscita micro HDMI per poter guardare su un monitor, su uno schermo, quello che stiamo registrando, quindi un prodotto davvero ottimo. Vediamo anche qui, ripeto, il filtro antipolvere oppure il filtro antiluce alla doppia funzionalità, e poi qui anche il tappo per l'obiettivo. Quindi
quindi, come capite, una dotazione davvero ottima per questo prodotto. Ecco, c'è anche il laccetto, va bene, poi lo vado ad agganciare e vedete che qui questo dispositivo è davvero ben protetto e ben fornito. E mentre vado a togliere il tutto, passiamo alla scheda audio della Tascam, bellissima. Davvero sono contento di aver ricevuto questo prodotto, di poterlo provare. Andiamola subito ad aprire, non perdiamo ulteriore tempo. Manualetti di istruzione, ecco, si tira fuori in questa maniera, mettiamo da parte la scatola e anche qui confezione davvero ben curata. Cavolo, è molto molto pesante, quindi questo è anche sinonimo di qualità. E qui abbiamo il cavo per l'alimentazione, USB di tipo C, e questo già depone a suo favore, e nella confezione che poi non c'è nient'altro, lo vado a mettere da parte. E finalmente ecco qui la scheda audio della Tascam. La faccio vedere prima di tutto qui davanti, magari anche qui sopra, vedete? E scheda audio davvero eccezionale. Andiamola a vedere un attimo insieme. Qui abbiamo anzitutto l'ingresso per il microfono XLR, pertanto potrete utilizzare dei microfoni XLR, condensatore, cardioide, eccetera, anche perché troviamo proprio l'alimentazione Phantom, e lo vedete qui da questo LED che poi andrà ad accendersi, più 48 volt. Troviamo anche il LED che ci dice se la scheda audio è collegata al nostro computer. Qui possiamo andare anche ad alzare il gain di cattura dell'audio e abbiamo altri due LED che ci mostrano i picchi di registrazione. Abbiamo un secondo ingresso di solito dedicato agli strumenti come la chitarra, infatti è un ingresso jack, e anche qui possiamo andare a resettare il gain e inoltre possiamo decidere se andare sulla linea oppure sullo strumento in base al dispositivo che noi andiamo a collegare. Volume del main chiaramente, e qui invece abbiamo il volume delle cuffie che non tutte quante le schede audio hanno, così con relativo ingresso per le cuffie. Andiamo a guardare un attimo il lato posteriore. Lato posteriore anche questo molto molto ricco. Abbiamo qui l'alimentazione micro USB, pertanto il cavo di tipo USB di tipo C non serviva per l'alimentazione ma semplicemente per collegarlo al nostro computer, quindi farla riconoscere al nostro computer. E vi ricordo che queste schede audio possono essere collegate con appositi adattatori anche a tablet e smartphone, quindi ricordatevi questo e utilizzarla proprio come una scheda audio. Qui abbiamo il director del monitor off o on in base se vogliamo con le nostre cuffie ascoltare quello che stiamo dicendo mentre parliamo con il microfono. Input select, vedete front rear in base, ecco, al dispositivo che noi andiamo a collegare. Molto interessante anche il fatto che questa scheda audio, oltre ad avere un RCA out che di solito va collegata alle casse oppure al mixer, ha anche delle RCA in, appunto, proprio per gestire anche altri tipi di dispositivi. Inoltre qui troviamo il tasto proprio per poter accendere e spegnere anche l'alimentazione Phantom. Prodotto ottimo, non in plastica bensì tutto quanto in metallo, guardate che bella anche la colorazione laterale rossa, insomma un prodotto eccezionale che vi consiglio di provare, ma magari aspettate, come vi dicevo, la recensione che arriverà presto sul canale. E finalmente arriviamo all'ultimo pacco. È vero, mi sono un po' dilungato, ma vi ricordo i buoni Amazon che metterò a disposizione sul canale Telegram giorno 21 e giorno 22, e anche per il fatto che ho annunciato il vincitore proprio delle Oki. Lo ripeto per chi magari inizia a vedere il video da questo punto. E andiamo finalmente ad aprire quest'ultimo pacco. Pacco anche questo che attendevo davvero con ansia. Arriva dalla Cina ed è un prodotto Fifine. Vi ricordo ragazzi che Fifine è già stata qui sul canale, ho avuto modo di provare diversi prodotti, proprio dei microfoni, e vi spoilerò già che questo è un altro microfono. Ringrazio Fifine davvero tanto per questa collaborazione che è nata e quindi per avermi inviato questo prodotto che vi faccio subito vedere. Questa volta, oltre a ricevere un semplice microfono, Fifine mi ha inviato proprio il set completo che andiamo subito a vedere. Sono microfoni ragazzi molto molto buoni, ma allo stesso tempo molto molto economici. Ho avuto modo di vedere anche dai link di affiliazione che ho messo qui sotto in descrizione. Voi sapete che acquistando dai miei link sosterrete il canale senza che voi paghiate nulla di più, quindi una piccola percentuale andrà a me in maniera tale da potervi portare sempre prodotti di questo tipo. Dicevo che
proprio da quei link, dal report, ho visto che tantissimi di voi hanno preso il microfono Fifine che vi avevo mostrato sul canale, prezzo davvero basso, e ho avuto anche il riscontro di essere prodotti davvero eccezionali, davvero buoni per il prezzo che costano. Chiaramente non possiamo mai paragonarli a microfoni da 500-600 euro, però per lo streaming, per i podcast vanno davvero bene. Eccolo qui allora, si presenta in questa maniera, vedete, filtro pop, pertanto serve ad attutire le P, no? E quindi già questo c'è in dotazione. Vi faccio notare anche l'aggancio fatto molto bene in plastica, e per me è importante che non sia in ferro perché spesso va a rigare proprio l'asta del microfono. Gommino per poterlo andare a fissare, anche questo con delle scanalature, e questo è importante proprio perché così si andrà a fissare bene sulle nostre aste microfoniche. Protezione in gomma piuma. Ed ecco qui come si presenta, manualetto di utilizzo, davvero ben fatto, sono rimasto colpito anche dai precedenti microfoni, guardate, ci sono delle illustrazioni molto molto precise anche per come attivare il microfono. Andiamo a mettere da parte, troviamo qui al suo interno anche un elastico sostitutivo che ci servirà proprio per lo shock mount. Più che sostitutivo, vedete, se non ci piace questo colore rosso, che per me è davvero bello, credetemi, possiamo andare ad inserire anche questo elastico di colore nero, e in aggiunta un altro pomello da poter utilizzare proprio sul filtro pop. Allora, questo ve l'ho mostrato, mettiamo da parte, passiamo alla dotazione prima di arrivare al microfono. Cavo USB davvero molto molto lungo, quindi ci permette di posizionare il microfono anche a distanza dalla nostra porta USB sul computer. L'accetto per tenerlo anche questo molto ben fatto, e vi faccio vedere che c'è anche la protezione in plastica per la porta USB. Questo ci dice come in realtà questi prodotti siano davvero ben curati nonostante il prezzo. Abbiamo anche il suo mini treppiedi qualora non volessimo utilizzare il microfono sull'asta, quindi vedete un mini treppiede, eccolo qui, anche questo vado a metterlo da parte, sul tavolo non c'entra più nulla. Abbiamo il suo filtro antivento, quindi anche questo in dotazione. Abbiamo anche il sostegno che chiaramente ci servirà sul treppiedi, si va a agganciare sotto il microfono, e abbiamo l'asta microfonica con la sua base di appoggio, anche questa fatta molto molto bene, oltre ad essere un'asta chiaramente economica con le molle, ma vedete la sua particolarità è avere questa vite qui sopra che permette anche di fissarla, mentre alcune aste non ce l'hanno, così la vite qui sotto. Perfetto, prodotto davvero ottimo. E infine andiamo a vedere il protagonista vero e proprio, cioè lui, il microfono Fifine, molto simile a quello che vi avevo già mostrato sul canale, anche se quello era un microfono sempre USB ma con cavo che partiva direttamente dal microfono, questo invece è staccabile. Vedete, tutto quanto in metallo, non ci sono parti in plastica, logo Fifine che non disturba, e al suo interno capsula microfonica molto grande, questo è importante dirlo proprio perché agevola la cattura dell'audio. A differenza degli altri microfoni, questo non ha la manopolina per il gain, l'uscita delle cuffie eccetera, è un microfono davvero molto economico appunto, ma vedrete anche di questo la recensione, e vedrete che ha una qualità davvero impressionante per il suo prezzo. Va bene amici, mi scuso ancora una volta perché ci siamo veramente dilungati tantissimo in questo unboxing, ma come avete visto, prodotti interessanti. Per l'ennesima volta mi ripeto, andate ad iscrivervi al mio canale Telegram, perché il giorno 21 e 22, oltre a tantissime offerte che troverete per i Prime Days, vi regalerò due buoni Amazon da 10 euro. Ripeto, dovrete essere veloci ad aggiudicarveli, magari preparate già la pagina di riscatto del codice per poter avere poi caricato sul vostro account questo buono. Siate velocissimi e così potrete effettuare un acquisto su Amazon con 10 euro che fanno sempre comodo e che magari potrete aggiungere anche ad un altro acquisto. Insomma ragazzi, vi ricorderete di me in quei giorni. Bene, allora noi ci salutiamo e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!